Possibile. Tu sei morta. E tu sei fuggito. Non si sa nulla di te da 3 anni. Non sei cambiata. Passi ad un altro argomento quando non vuoi dare risposte. Mi avete complottato alle spalle e tu mi devi molte spiegazioni. Non sarei mica così stupido da farmi del male qui. Al castello di Goffredo, duca di Lorena. Mi basterebbe urlare per metterti alle calcagna le guardie. Le guardie sono morte! 9 sulle mura, 4 nelle ali interne. Ho ucciso persino il capitano che dormiva in guardiola. Potrai trafiggerti e fuggire avanti che la prima delle guardie ancora addormentate faccia in tempo ad armarsi. E ora parla, Isabella, e comincia col raccontarmi come ti sei salvata. È difficile da spiegare. Provaci! 3 anni fa, l'assassino pagato dal conte Rainolfo d'Anversa uccise una sosia che il mio consigliere aveva predisposto come esca. Al nostro casato era utile far credere che fossi morta. Mi ha dato molta libertà. Mentre io sono stato incolpato del tuo assassinio e sono stato costretto a nascondermi. Sei stata vittima del complotto di Rainolfo. È scogitato per uccidere me ed incolpare te. Il tuo casato non mi ha difeso! Avremmo destato sospetti. Comprenderei che il casato non poteva proteggere il mio assassino. Se il conte avesse sospettato la mia salvezza, avrebbe continuato a cercarmi. Ma perché incolpare me? Io ero un semplice soldato. In quel periodo tra il mio casato e Rainolfo d'Anversa non correva a buon sangue. Sarebbe bastato poco per mettere in campo eserciti. Se la mia morte non avesse avuto un responsabile, la popolazione avrebbe sicuramente riversato la colpa su Rainolfo. Ed il conte cercava la guerra, ma non voleva che la sua immagine cavalleresca ne sentisse. Isabella, io... Lo so, credimi, sono stata costretta. Ma da ora sarà diverso. Il conte d'Anversa è affetto da una grave malattia. Non so neanche quanti giorni. Nessuna delle mie ire verrà sfogata in una vendetta, quindi. Cosa ti è successo? Cristiano, sei cambiato. Sono stato costretto a vivere nell'ombra, tra ladri ed assassini. La mia vita è cambiata e ora dormo di giorno e di notte rubo le anime dietro all'auto compenso. Sì, hai capito bene. Sono stato pagato per uccidere un illustre ospite che nasconde la sua identità qui al castello del duca. Ovvero... tu.
Fratello Marco, avrei bisogno di confessarmi. Se necessitate di una lunga udienza, figliolo, vi conviene tornare più tardi. Devo preparare la funzione del mattino ora. Ho incontrato Isabella. Così era lei l'ospite segreto del duca. Stando a quello che mi ha detto, fu il conte d'Anversa a complottare contro di me. No, Reinolfo aveva manifestato il suo odio nei suoi confronti pubblicamente e anche in diverse occasioni, ma non è il tipo da organizzare un assassinio. Perdona la domanda, ma io ci sono ovviamente la ragazza. Anche tu pensi che sia stato io ad assassinarla? Non hai mai creduto ad una parola di ciò che ti ho detto? Ma non importa ciò che credo io. Tu non mi conosci, non sai nulla di me. E io invece conosco la tua storia già da prima di incontrarti. In questi 2 anni, Greco, tu hai ucciso parecchie persone per denaro e per ricchezza. Ma il tuo spirito si è indebolito. Quindi la mia domanda è lecita. Hai ucciso o no Isabella De Benedettis? Non ho avuto il cuore di farlo. Difficile est longum subito deponere amore. Significa che è difficile uscire nell'immediato da un amore durato a lungo. Si mette la vita dell'altro sempre davanti alla propria, anche quando non si è corrisposti, anche quando si è in pericolo di vita. Sai, dovresti riflettere seriamente sul porre fine alla sua vita. Ti sei allenato così tanto. Cosa sai? Di certo, nulla. Quello che fa pensare la logica, però, è che sia stato il casato De Benedettis a comportare con